Mister, hai parlato di rabbia nel post Entella Pescara per non essere riusciti a portare dei punti a casa. Ti chiedo se questo sentimento ha accompagnato la squadra anche nei successivi 2 giorni nella preparazione della gara di Ferrara. Buongiorno a tutti. Sì, è rimasta questa sensazione di non essere riusciti a portare a casa qualcosa che secondo noi avremmo meritato e ce lo siamo portati avanti in questi 2 giorni perché deve essere un qualcosa di stimolo per poter fare al massimo la partita di domani, impegnativa però assolutamente nelle nostre corde perché la squadra ha recuperato e ha assorbito quelli che sono stati gli errori che abbiamo commesso, che non ci hanno dato la possibilità di fare punti. Settimana cortissima per quel che riguarda gli allenamenti, ne hai avuti due per preparare Spalentella. Su che cosa ti sei concentrato maggiormente? Ma sul recupero fisico sicuramente, sul recupero mentale. Abbiamo, ripeto, analizzato ieri in modo dettagliato il gol che abbiamo preso perché è stata una nostra disattenzione nelle posizioni e io amo confrontarmi con i miei ragazzi per cercare di capire il perché certe cose sono state fatte in maniera non corretta o perché magari hanno fatto hanno avuto quel tipo di atteggiamento. E niente, abbiamo analizzato e siamo tutti consapevoli che in determinate situazioni la concentrazione non può essere abbassata di un millimetro. Si gioca a Ferrara contro la SPAL, stadio storico, società storica, ma al di là del blasone, una squadra che nonostante magari un percorso un po' altalenante ha tanta qualità al suo interno. Squadra di grande qualità, fatta da giocatori di esperienza, assieme a un mix di giovani molto bravi. Un'altra partita bella, un'altra partita con una squadra che sicuramente è un po' attardata anche per la penalizzazione che ha avuto all'inizio, però da prendere con le pinze, ma ripeto, in questa stagione vogliamo e ci piace ragionare con l'idea che questa squadra debba giocare al massimo sempre per provare a vincere ogni partita.